continua la nostra Asset Management TV Week, sempre sulle fonti TV. Buongiorno naturalmente a tutti voi amici di Le Fonti TV, una settimana intensa dedicata a tematiche che davvero riguardano tutti noi, riguardano gli investitori, oltre che gli esperti di settore, perché partiamo sempre dalla considerazione che il 2020 sia stato un anno veramente difficile. Allora vogliamo capire come muoverci all'interno del mercato sotto più aspetti e più punti di vista. Vi invito a dare sempre un occhio al nostro sito, dove nella sezione calendario eventi trovate proprio la spiegazione delle nostre settimane tematiche, e questa è dedicata al mondo dell'asset management. Naturalmente attraverso le nostre tavole rotonde di questa settimana abbiamo declinato l'argomento in modo diverso, con al centro dell'attenzione i mercati finanziari che, nonostante l'anno orribile per il coronavirus, questo termine viene usato insomma con svariati significati, ma di fatto è il termine corretto, i mercati finanziari che hanno mostrato una certa resilienza, una notevole resilienza, supportati proprio dall'azione decisiva delle banche centrali. Quindi come muoversi nel campo degli investimenti? Io scivolo velocemente verso la tavola rotonda che ci riguarda nel dettaglio in questo momento. Eccola qui, tattica di portafoglio, leggete anche in sovrimpressione, per generare alfa. Come i certificati possono aiutare gli investitori per una gestione ottimale del portafoglio? I protagonisti di questa tavola rotonda sono ben noti a tutti voi, a parte perché sono ospiti frequenti, anzi protagonisti, mi piace di più come parola, sulle fonti TV, ma in generale insomma sono sicuramente dei volti di riferimento per il mondo dei certificati e non solo. Io vado a salutare Riccardo Falcolini. Riccardo, ben trovato sulle fonti TV per questo appuntamento. Ciao Manuela, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ecco. Appuntamento diverso rispetto al solito, abbiamo cambiato giorno, meglio, abbiamo aggiunto un giorno in più in cui ci vediamo e siamo presenti sulle fonti e vi ringrazio per questa possibilità, insomma, ci avete concesso. Ma figurati, tu ormai di fatto sei il nostro esperto dei certificati, quindi non potevamo che chiamare te per questo spazio. E c'è un altro esperto sicuramente che ci dà una mano spesso e volentieri proprio nello spazio TV con Riccardo Falcolini, che è Pierpaolo Scandurra, che vado a salutare. Pierpaolo, grazie per aver accettato il nostro invito anche in questa occasione. Grazie naturalmente a voi, buongiorno Manuela, buongiorno a tutti e chiaramente anche a Riccardo. Ebbene, e anche Pierpaolo Scandura, insomma, ripeto, non hanno bisogno di molte presentazioni, ma io ci tengo sempre a inserirli nel contesto, punto di riferimento per il mondo dei certificati. E allora, noi l'abbiamo voluto mettere in evidenza anche sul nostro sito, appunto, il perché abbiamo scelto di inserire nella Asset Management TV Week questo spazio dedicato ai certificati, perché nel contesto attuale, premessa che ho fatto prima, spesso diventa complicato, diventa difficile trovare rendimenti che possano soddisfare gli investitori. Se i classici prodotti del risparmio gestito devono essere valutati sul lungo periodo, ci sono strumenti che possono, sto leggendo proprio insieme a voi, aiutare a migliorare la performance di portafoglio ed eventualmente attenuare anche la fase di volatilità del mercato, che contraddistingue naturalmente periodi difficili. In particolare, un uso sapiente e attento dei certificati può fare davvero la differenza all'interno del portafoglio per le varie performance. Allora, Riccardo Falcolini, parto proprio da te con questo aspetto, perché noi cerchiamo sempre di rivestire i nostri appuntamenti televisivi di educazione finanziaria, della parte più educational. Ancora di più lo vorrei fare soprattutto in questa prima parte della tavola rotonda. Davvero i certificati possono fare la differenza in quest'ottica e come? Sì, Manuela, davvero il certificato può fare la differenza, soprattutto può permettervi di trovare degli strumenti alternativi, soprattutto per chi deve gestire i portafogli, strumenti alternativi in termini di rendimento rispetto ai classici, o meglio, ai più comuni strumenti che fino ad oggi sono stati utilizzati, quindi magari consideriamo i bond piuttosto che le obbligazioni. Quindi l'alternativa a questi può essere appunto considerata appunto nei certificati. E Manuela, giusto per fare per ritornare un passettino indietro su quello che hai detto giusto ad inizio appuntamento relativo all'anno particolare. Sì. In effetti l'anno 2020 è stato un anno particolare e non potremmo dire diversamente, ma in questo anno abbiamo riscontrato un notevole interesse verso il mondo dei certificati da parte di varie tipologie di non solo clientela
retail che magari già conosceva fondamentalmente il prodotto certificato, ma anche consulenti finanziari che appunto nei certificati hanno trovato un'alternativa, un prodotto alternativo per la costruzione dei loro portafogli o anche per il ribilanciamento degli stessi. Ecco, questo è interessante, guarda, mi stavo appuntando proprio le parole chiave, strumento alternativo. Riccardo, resto ancora un attimo da te, poi sento anche Pierpaolo da questo punto di vista, è bene che inquadriamo anche il tema certificati all'interno dei vostri riferimenti, cioè Unicredit e certificati derivati naturalmente. Riccardo, dicevo, strumento alternativo, noi ogni settimana vediamo proprio che c'è sempre più interesse e le persone, gli investitori si avvicinano sempre più al mondo dei certificati, naturalmente cercando di comprenderne le potenzialità. È ancora uno strumento alternativo o sta diventando sempre di più uno strumento, passami questo termine, abituale? Cerchiamo di capirlo. Sì, Emanuela, ti confermo che sta diventando uno strumento abituale, quasi familiare, viene sempre più consultato, viene sempre fondamentalmente, è sempre più presente all'interno dei portafogli e secondo me, Emanuela, un elemento distintivo che ha permesso questo non sono solo le strutture dei prodotti, anche i rendimenti che è possibile ottenere con questi certificati, ma anche un intenso lavoro di formazione che è stato fatto a livello generale dalle varie associazioni che si occupano appunto di certificati di questi temi, che hanno permesso a varie, appunto come dicevamo, a varie categorie di clientela di conoscere sempre più questo strumento e di approcciarsi anche con più facilità agli stessi. Perfetto, allora Pierpaolo, stessa domanda rivolgo a te, magari aggiungendo il tassellino, se effettivamente il mondo dei certificati è un mondo aperto a numero X di investitori, cioè a una platea di investitori che può essere la più variegata, però appunto poi mi rispondi tu e ti chiedo appunto di inquadrare il discorso sempre come a partire dalla tua esperienza come direttore di Certificate Journal, insomma. Innanzitutto la domanda è molto interessante, mi è piaciuta molto perché effettivamente parliamo sempre di strumenti alternativi, come giustamente hai anche un po' chiesto. Il discorso è questo, secondo me continuano ad essere degli strumenti alternativi perché comunque non sostituiranno mai il 100% del portafoglio di un cliente, che sia un cliente fai da te o un cliente in consulenza, pertanto sono degli strumenti complementari o se vogliamo alternativi agli strumenti tradizionali. Forse definirli innovativi, cosa che in questo caso non abbiamo fatto, ma che comunque si continua a dare questa etichetta di strumento innovativo, dopo tanti anni potrebbe non essere più necessario, perché comunque di innovativo in questa industria continuano ad esserci le idee e quindi anche alcune strutture che poi di volta in volta vengono create per adattarsi alle condizioni di mercato, però di base ecco, forse è uno strumento che è entrato ormai di diritto nei portafogli degli investitori, fermo restando che c'è ancora un margine enorme di crescita per questo segmento di mercato, proprio perché soprattutto la consulenza finanziaria ha imparato che ci sono delle caratteristiche peculiari che consentono di inserire i certificati all'interno dei portafogli, ma c'è ancora tanto da fare in quest'ottica, proprio dal lato consulenza, e questo naturalmente potrà migliorare questo tema anche con la formazione a cui Riccardo faceva riferimento. Dopodiché, così una battuta, leggo ancora oggi, dopo tantissimi anni, definire gli ETF come strumenti innovativi, e quindi forse ci sta che il certificato venga effettivamente chiamato così. Però devo dire, ecco, la domanda, ripeto, era, se ne parla sempre molto poco, quindi ti ringrazio per questo tema che hai voluto toccare a proposito del fatto che il certificato lo continuiamo a raccontare come strumento che permette di creare diversificazione, però insomma ormai dopo tanto tempo... Ma infatti... Credo che questa cosa si sia assimilata. Però
Cioè, sempre, c'è sempre. sarebbe quasi anche già superato il termine innovativo, tra virgolette. Poi sappiamo molto bene che l'innovazione in realtà riguarda anche cose che sono diventate abituali proprio perché tutto si evolve, chiaramente. Poi adesso non entriamo in concetti lessicali che ci porterebbero fuori tema, però diciamo che è uno strumento che dovrebbe essere conosciuto dalla maggioranza delle persone per Paolo e che dovrebbe avere e dopo magari capiamo quanto, a seconda delle varie tipologie, uno spazio nel portafoglio di investimento. Sì, esattamente, appunto in quella percentuale, poi tra l'altro ci sono anche delle logiche date dal fatto che si tratta di strumenti derivati, strumenti complessi, quindi più di una certa percentuale, indipendentemente dalla volontà, non si può detenere, soprattutto se il portafoglio è in consulenza, ma al netto di questo è comunque uno strumento, ripeto, che consente di creare complementarietà con gli altri asset, quindi un portafoglio composto da fondi comuni di investimento, degli ETF, obbligazioni, liquidità, azioni, oggi a mio avviso, ma questo è un po' anche il polso del mercato, dal nostro osservatorio, quello del Certificate Journal, come appunto dicevi prima, effettivamente oggi è sempre più così. Cioè ci sono sempre più clienti, ma soprattutto consulenti che decidono di inserire una parte in certificati. Poi che lo facciano sul mercato primario perché la banca o la rete per la quale lavorano i certificati vengono collocati, o che li acquistino direttamente sul mercato secondario. Poi lì dipende dalla situazione, però comunque Certo. effettivamente ormai c'è questa consapevolezza. Ecco, svelato anche il primo, che poi insomma era facile comprenderlo, ma insomma all'inizio di questa tavola rotonda ho detto andiamo a capire subito perché il tema certificati è stato inserito appieno in questa settimana tematica dedicata all'asset management e con la premessa di un anno particolarmente complicato, c'è da dire, e qui ci ricolleghiamo anche alle parole di Pierpaolo, come in questi ultimi mesi proprio il mondo dell'asset management abbia subito profondi cambiamenti e delle evoluzioni che sono state anche più veloci, un po' come tutto, rispetto a quello che si sarebbe visto, no? Se non ci fosse stato il tema Covid che ha cambiato un po' tutte le modalità di azione anche sul fronte degli investimenti e il mondo dell'asset management così si è visto ampliare, se vogliamo, anche i comparti di riferimento. Riccardo, ovviamente la parola chiave dell'investimento, del portafoglio di investimento è la diversificazione, quindi già Pierpaolo, riagganciamoci a quello che diceva, dice, beh, dovrebbe essere, diciamo così, abbastanza scontato considerare anche il mondo dei certificati, seppur con dovuti approfondimenti proprio legati allo strumento, perché è anche uno strumento, confermami, insomma, se sto dicendo una cosa corretta, che deve essere conosciuto nel merito onde evitare di prendere un granchio, insomma, l'ho detto molto terra terra. Sì, è una domanda per me. Scusami, mi ero perso. Sì, no, Sì, ti figurati. Sì. confermo. Scusami, pardon. Allora, ti confermo fondamentalmente. Io lo ripeto sempre nei vari appuntamenti di formazione, Emanuela, forse a costo di risultare un po' noioso. La formazione e la conoscenza di uno strumento deve essere fatta prima, cioè deve avvenire prima che si acquisti o si inserisca lo strumento in portafoglio. Può sembrare un qualcosa, diciamo, di ormai scontato, ma a volte ti assicuro che non si conoscono mai esattamente tutte le caratteristiche di un prodotto. Quindi studiare, capire quelle che sono le peculiarità in termini di benefici, ma soprattutto in termini di rischi, è sicuramente importante. Nel momento in cui si deve negoziare, si deve inserire appunto uno strumento in portafoglio per una maturity che può essere varia da pochi minuti fino a, in questo caso, magari se serve appunto una pianificazione di, anche per più mesi. Quindi diciamo Certo. molto molto importante la conoscenza dello strumento. Sicuramente di fondamentale importanza stimare correttamente, ma per questo ci sono gli esperti, stimare correttamente quanto allocare sui vari strumenti finanziari in modo da non sbilanciare, quindi avere dei giusti pesi in portafoglio, ma soprattutto, questo è un qualcosa di più personale, stimare quello che è la propria propensione al rischio, e quindi la parte massima di soldi che si è disposta a perdere sui mercati. Anche questo, secondo me, è un elemento molto importante ed è una valutazione da fare prima di entrare sui mercati, non successivamente, in quanto permette di ragionare in modo razionale e non irrazionale. Quindi, sia che si usi degli strumenti di
diciamo, di investimento sul lungo periodo che degli strumenti di trading magari che possono anche essere inseriti a copertura, è molto molto importante andare a stimare quella che è la propria propensione al rischio. Certo, è certo, anche perché adesso poi andremo naturalmente a ribadire quali sono le diverse tipologie di certificati. Ci sono chiaramente diverse tipologie, ripeto questa parola, che si rivolgono e si riferiscono a diversi investitori, insomma. Ma è possibile Riccardo dire no, dipende un po' da che investitore si tratta, cioè quant'è idealmente la percentuale di certificati da inserire nel portafoglio? Cioè è difficile rispondere? Allora, è difficile rispondere, forse magari per noi emittenti magari può essere un po' più difficile rispondere, forse a questa domanda potrebbe rispondere maggiormente Pierpaolo, mm-hmm. perché ha un po' più il polso pratico della situazione. Secondo me, però, ti dico in modo molto onesto, diciamo da investitore piuttosto che da emittente, quindi parlando proprio da investitore pratico, molto dipende da quella che appunto la propria propensione diciamo finanziaria, la propria pianificazione finanziaria, scusami, e quindi di conseguenza quelli che sono gli obiettivi, quindi certo. Viene un po' tarato tutto su quello che è il personale. Poi magari Pierpaolo, se eventualmente ha a disposizione, potrebbe indicarci delle cifre eventualmente di ideali, insomma, di sì, non è detto che ci siano, ma noi proviamo a chiederglielo. Intanto io volevo anche mostrare, allora, entrambi Falcolini, Riccardo Falcolini e Pierpaolo Scandura si occupano di formazione, ma, e questa è una condizio sine qua non per, ma insomma in generale quando si deve affrontare un investimento e in generale se vogliamo proprio ampliare il discorso in tutte le costanti barra variabili della vita, ma insomma soprattutto quando si tratta di soldi. E allora c'è proprio anche, ne approfitto, una pagina dedicata alla formazione che riguarda UniCredit con tutti degli appuntamenti che peraltro andiamo a raccontare anche nelle nostre puntate settimanali proprio qui in diretta su Le Fonti TV. Allora Pierpaolo, stessa cosa vale per te, la formazione insomma è un tuo must, non a caso quando ci sei tu anche da noi, no? Dedichiamo sempre un ampio spazio a questo. Si può dare una percentuale ideale? Così azzardiamo. Ma potremmo dare intanto una percentuale media massima che è più o meno quella del 30% del portafoglio, oltre la quale si fa proprio difficoltà pur volendo ad andare per i vincoli che, di cui parlavamo prima a proposito dei prodotti complessi. E pertanto un cliente seguito da un consulente tipicamente oltre un 30% a prescindere non ci può andare. Dopodiché è evidente che dipende molto dall'area di portafoglio che si intende coprire, perché il certificato di per sé è uno strumento che è un po' come se fosse un contenitore all'interno del quale possono coesistere delle strutture con protezione incondizionata del capitale, quindi una sorta di obbligazione per capirci, anche perché il rischio emittente è esattamente lo stesso di un corporate bond o comunque di uno strumento corporate. Pertanto se io in un portafoglio in questo momento ho un 10% di obbligazioni corporate, posso sostituirle con certificati a capitale protetto incondizionato, sono quelli dove quindi non ci sono barriere, non si può perdere se non dietro il default dell'emittente. E sì, quindi in questo caso una parte di portafoglio potrebbe essere sostituito per cercare qualche opportunità in più. Dopodiché possiamo pensare magari a quei portafogli dove dentro c'è dell'azionario, quindi dell'amministrato azionario, e anche lì si possono trovare delle alternative. Quindi se andiamo a sommare poi i singoli tasselli, ecco che si può arrivare a questo 30%. In media, quello che è un po' il nostro osservatorio, comunque si sta intorno a un 15%, un po' salomonicamente, quindi una via di mezzo, si arriva intorno a un 15%, massimo 20%. Dopodiché l'appetito viene mangiando e soprattutto anche la soddisfazione del cliente dopo che li ha inseriti in portafoglio il più delle volte porta poi ad incrementare questa percentuale. Okay. Quindi ecco, se vogliamo dare delle cifre sono più o meno queste. D'accordo, bene, già è molto più chiara la situazione. E peraltro vabbè, diversificazione, stabilire gli obiettivi dell'investimento, la propensione al rischio che la fa sempre da padrone, per poi rivolgersi anche a delle emittenti che possano, o dei formatori chiaramente, che possano indirizzarvi ancora meglio. Allora Riccardo Falcolini, a questo punto abbiamo parlato delle diverse tipologie, quali sono quelle più
frequenti, quelle più consigliate, quelle più adatte da inserire in un portafoglio, stando chiaramente alla considerazione degli aspetti che abbiamo detto e che abbiamo messo sul tavolo fin dall'inizio di questa tavola rotonda, cioè il contesto particolare in cui ci troviamo, la volatilità dei mercati, ma nello stesso tempo mercati che nonostante gli scossoni esogeni hanno comunque retto bene. Ecco, consideriamo un po' tutte queste caratteristiche. Allora, Manuela, per risponderti fondamentalmente, magari possiamo dividere in tre tipologie di prodotti, quindi, e soprattutto parliamo di strumenti maggiormente consultati da inserire all'interno dei portafogli. Quello che stiamo riscontrando nell'ultimo periodo è sicuramente un forte interesse verso quegli strumenti a rendimento, quindi che permettono di un incasso cedolare costante nel tempo, che sono definiti cash collect, quindi si chiamano cash collect nelle loro varie sfaccettature. Poi ovviamente dipende molto molto da quello che è l'esigenza, perché la famiglia dei cash collect fondamentalmente può essere, cioè contiene al suo interno varie tipologie di sottocategorie, se così possiamo chiamarle, ognuna leggermente diversa dalle altre per alcune caratteristiche. Quindi diciamo che secondo me un prodotto fortemente consultato da inserire all'interno dei portafogli, appunto, sono questi prodotti che permettono il pagamento delle cedole costanti. Manuela, tipologia di prodotto insomma interessante da poter inserire, quindi altra caratteristica diciamo legata ai certificati inseribili all'interno del portafoglio è relativa a quei certificati con delle barriere europee, quindi osservate solo a scadenza. A differenza delle barriere continue, Emanuela, noi l'abbiamo ricordato più volte nei vari appuntamenti di formazione, la barriera europea elimina in parte quello che è la rischiosità legata ad un prodotto che ha una barriera osservata in continuo, appunto che la barriera stessa venga infranta durante la vita dello strumento in caso di ribassi o in caso di incrementi di volatilità. Noi abbiamo visto quello che abbiamo visto fondamentalmente a marzo scorso, diciamo quando è scoppiato poi la pandemia del Covid, che tutti i prodotti a barriera continua fondamentalmente hanno visto le loro barriere violate, quindi di conseguenza i valori degli stessi si sono nettamente ridotti. C'è stata una sorta di invece resilienza di quei prodotti a barriera europea, fondamentalmente, che seppur inizialmente hanno perso valore, nonostante avendo una barriera osservata a scadenza, hanno recuperato con appunto la ripartenza dei mercati buona parte del loro valore. Quindi diciamo che a mio avviso, Manuela, quello che da inserire all'interno dei portafogli possono essere considerati appunto i cash collect come strumento di rendimento e poi anche dei buoni strumenti di protezione che vedremo successivamente Certo, con certo. Pierpaolo. Beh, ecco, poi Pierpaolo, come tutte le gestioni dei portafogli, indipendentemente dagli strumenti che si decide di inserire, chiaramente ha detto un'altra parola importante, Riccardo, cioè protezione, andare a scegliere ovviamente strumenti che possano farci usare un po' di più, sempre mettendo prima in evidenza la nostra propensione al rischio, quanto vogliamo rischiare, quanto capitale abbiamo a disposizione, chiaramente, no? Queste sono le regole base, ma sempre garantendoci un cuscinetto, una protezione, insomma, se andiamo un po' a sbattere, quantomeno di non farci troppo male. Sì, questo è un po' il succo delle idee che vengono messe in campo poi dagli strutturatori e di conseguenza poi dall'emittente, cioè permettere di creare questa asimmetria di rendimento. Nel momento in cui io compro un'azione, compro un fondo, o meglio, forse è meglio uno strumento passivo, naturalmente seguo direttamente il mercato. Nel momento in cui mi affido a un gestore, cerco di cogliere la sua abilità. Appunto nel fare gestione attiva, con un certificato cerchiamo di creare dei profitti o comunque di trovare dei rendimenti o maggiore protezione anche se il mercato non va nella direzione sperata. È un po' questo quello che poi sta dietro un certificato, una strategia in opzioni, perché sono strumenti che alla base hanno delle opzioni,
che viene poi cartolarizzata, quindi impacchettata dall'emittente e messa a disposizione dell'investitore. Assolutamente. Quindi questo è quello che si cerca di fare, di conseguenza si coniuga la protezione del capitale con un rendimento che abbia comunque un po' di concretezza in certo, un mercato che, beh, poi che a proposito offre poi. Esatto, di educazione finanziaria, l'hai detto anche tu adesso, insomma, la protezione serve sempre per essere protetti dai cosiddetti cigni neri, visto che insomma abbiamo vissuto questo anno abbondante con un cigno nero sulle spalle, c'è ancora, non se n'è ancora andato, speriamo che stia diventando almeno un po' grigio prima di tornare a essere bianco. Allora, Riccardo, come vogliamo procedere? Vogliamo cominciare a dare qualche esempio? Cosa ne dite? Assolutamente sì, Manuela. Io partirei con primi due esempi che sono appunto in ottica di rendimento e anche in ottica di compensazione delle minusvalenze. Il discorso di compensazione delle minusvalenze, Manuela, solitamente è un discorso che ritorna molto spesso alla fine dell'anno, quindi intorno a novembre-dicembre, però in realtà è una tematica che è affrontabile tutto l'anno, quindi durante tutto l'anno, anzi magari farlo con un po' di anticipo permette la scelta e permette di trovare il prodotto giusto con cui compensare le minusvalenze. Allora, sicuramente dei prodotti adatti in questo ambito sono i cosiddetti Cash Collect Maxi Premio. Sì. Ti do magari un codice ISIN, Manuela, così. Certo, così lo mostriamo. Facciamo vedere anche delle caratteristiche. Anche perché in questo caso ancora più serve, no? Perché bene le parole, le spiegazioni, che peraltro sono molto chiare. Insomma, poi invito i nostri amici a partecipare se non comprendessero qualcosa, ma insomma con Riccardo Falconi per Paolo Scandura credo che sia molto semplice avvicinarci a questo mondo, però serve sempre poi il lato pratico. Allora, assolutamente mostriamo qualche esempio, Riccardo. Certo, allora un primo esempio, Manuela, ti do questo ISIN, è un DE Domodossola Empoli 000HV4 L di Livorno S di Savona 23. Allora, la struttura, Manuela, come dicevamo, è la struttura, la famiglia dei prodotti che viene chiamata appunto il Cash Collect. Quindi con Cash Collect identifichiamo un certificato che paga delle cedole a determinate date prefissate dall'emittente. In questo caso il pagamento cedolare è un pagamento con cadenza trimestrale. Ok? Però parliamo, quindi analizziamo le varie caratteristiche. Quindi Cash Collect, famiglia di prodotti che pagano cedole. Worst off significa che il valore del Cash Collect dipende dall'andamento di un paniere di titoli, quindi come diceva giustamente Pierpaolo in precedenza, questi sono strumenti derivati cartolarizzati il cui valore dipende da un sottostante. In questo caso non abbiamo un unico sottostante, ma abbiamo un paniere di sottostanti. I sottostanti sono Deutsche Lufthansa, PayPal e Pfizer. Il ruolo dell'emittente, qui entra anche un po' in gioco il ruolo dell'emittente. Il ruolo dell'emittente è di creare o di saper creare o di riuscire a creare anche dei prodotti diversificati e con asset class che permettono dei rendimenti fondamentalmente più ampi o meno ampi. Diciamo, la bravura dell'emittente è proprio quella, creare varie tipologie di strumenti con vari sottostanti. Allora, come funziona questo prodotto? Intanto il prezzo di vendita iniziale, Manuela, diciamo il valore nominale è 100 euro, quindi questo prodotto viene messo a 100 euro. Ora si acquista a 98,90, quindi leggermente al di sotto della parità. Ha una scadenza di aprile 2024, quindi la maturity sarà aprile del 2024, ma ricordiamo che sono prodotti negoziati sul mercato Sedex di Borsa Italiana, quindi chi lo acquista o chi anche il gestore di un portafoglio non deve necessariamente aspettare la maturity, può anche che liquidare l'investimento prima della scadenza stessa, in quanto è quotato sui mercati finanziari, in quanto Unicredit agisce da market maker, quindi noi provvediamo fondamentalmente a
contribuire a dare una contribuzione di prezzi costantemente durante tutte le giornate di contrattazioni. Il capitale è capitale condizionatamente protetto. Questi prodotti rientrano nella famiglia dei capitali, appunto, dei prodotti a capitale condizionatamente protetto, in quanto il capitale viene protetto fino a un ribasso del 40% dei sottostanti. Vedrai infatti che la barriera è posta al 60%, quindi è una barriera che posta al 60% rispetto a quello che è il valore di fixing iniziale. Ricordiamo tra l'altro, Manuela, che la barriera è osservata solo a scadenza, quindi verrà osservata solo ad aprile 2024. Come funziona questo prodotto? Il prodotto, come dicevamo, paga delle cedole. Sì. All'inizio paga una cedola un po' più corposa, e questo fondamentalmente è l'elemento distintivo di questo cash collect. Una cedola più corposa, appunto, che è il maxi premio iniziale, è un maxi premio però condizionato. Maxi premio condizionato significa che la cedola sarà pagata solo nel caso in cui, alla data di osservazione, che è luglio 2021, tutti i sottostanti saranno al di sopra del loro livello di barriera. Ok? Il loro livello di barriera, che vediamo appunto sia lì in colonnina, appunto, in corrispondenza della riga barriera, così come anche nella parte sottostante dove è indicata la tabella con i vari sottostanti. Altra caratteristica, Manuela, di questo prodotto è che, oltre alla prima cedola un po' più corposa, il prodotto potrà corrispondere delle cedole trimestrali di 2,20 euro ciascuna, sempre a stessa condizione, a condizione che alle date di osservazione tutti i sottostanti saranno al di sopra del loro livello di barriera. Okay. Cosa succede? Altra caratteristica, gode quindi questo prodotto della caratteristica di autocollability, cioè a 6 mesi dall'emissione, quindi dopo 6 mesi dall'emissione, quindi in corrispondenza di ottobre 2021, quindi in corrispondenza del pagamento della seconda cedola, questo prodotto può essere richiamato in anticipo. Quando si attiva la clausola di autocollability, si attiva nel momento in cui tutti i sottostanti sono al di sopra del loro valore strike, quindi al di sopra del 100%. Viene rimborsato il nominale, quindi che è 100 euro, più viene pagata la cedola corrispondente. Ricordo, sono una piccola, sì, diciamo, piccola parentesi, che questa non è una facoltà dell'emittente. Molto spesso, io lo ricordo sempre, ma ci perviene questa domanda, magari dai clienti, ma cosa succede? L'emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente? A differenza delle obbligazioni, in questo caso, l'emittente, se si verifica le condizioni, dovrà richiamare il prodotto anticipatamente, quindi il prodotto scadrà in anticipo. Quindi non è, esatto, non è una facoltà dove l'emittente può scegliere se rimborsare o meno, ma è proprio una clausola o una caratteristica del certificato. Ok, bene anche mettere a confronto appunto le varie differenze e caratteristiche con altri tipi di strumenti di investimento. Tu hai citato le obbligazioni, peraltro mi è anche venuta in mente, poi vado da Pierpaolo, una cosa che dovremmo pensare nell'ambito dei certificati, nell'ambito anche delle trasmissioni che facciamo con te, Riccardo, di ogni puntata andare a spiegare una parola che riguarda proprio il mondo dei certificati, per far capire che cosa significa anche il gergo, perché poi attraverso quello ci si avvicina di più. Pensiamoci, è così un'idea che arriva strada facendo mentre vi ascolto e durante appunto questo dibattito. Allora Pierpaolo, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quello che diceva Riccardo o se a tua volta vuoi portarci qualche esempio più concreto. Ma vorrei semplicemente dire che questa è un po' una struttura di quelle che piacciono effettivamente ai consulenti finanziari. Ecco, quindi, ok, confermi. Confermo, ma perché riesce a offrire nello stesso tempo uno strumento di efficienza fiscale, quindi ottimizzazione fiscale del portafoglio, con quella ricerca di rendimento anche in un contesto di mercato non decisamente non così positivo, che chiaramente potrebbe starci, no? Dopo tanto correre dell'ultimo anno. Quindi in questo caso parliamo di zainetto fiscale, quello che tipicamente, insomma, tutti gli investitori con un dossier titoli hanno sul proprio codice fiscale, e dentro ci vanno a finire le minusvalenze, quindi tutte le perdite generate da qualsiasi strumento finanziario. Il
problema, e qui apro una rapidissima parentesi, è che così come tutte gli strumenti finanziari generano minusvalenze e le minusvalenze finiscono all'interno dello zainetto, purtroppo non tutti gli strumenti finanziari consentono la compensazione, perché ad esempio gli stessi fondi comuni generano minusvalenza, ma la plusvalenza non è un reddito utile per la compensazione, cioè vuol dire che quando guadagni ci devi necessariamente comunque pagare il 26% sul capitale aziendale. Ecco, quello che invece con questo certificato e con questo genere di certificati si può fare è ottenere un rendimento che è un reddito cosiddetto diverso, che può compensare la minusvalenza. Quindi il motivo per cui piace ai consulenti è perché, avendo i clienti con degli zainetti fiscali con dentro comunque delle minusvalenze, possono andare a compensare prima che queste scadano, certo, dopo il quarto anno. E il secondo motivo è chiaramente legato invece al fatto che è un certificato che offre un rendimento annuo potenziale, ricordiamo che è potenziale perché se non fosse così non potrebbe mai arrivare al 13% annuo, quindi è potenziale, il che vuol dire potrebbe anche capitare che non paga, c'è sempre questa ipotesi. Chiaro, assolutamente sì, certezza non v'è, insomma bisogna vedere poi come procede il mercato, tante cose, quindi assolutamente. Esatto, ricordiamo quindi che sono delle condizioni, chiaramente esatto, condizioni un po' più facili rispetto a quella di una semplice scommessa, in questo caso sono delle strategie, quindi i titoli perdono più del 40%, se non accade si rientra appunto in possesso del capitale e il rendimento annuo medio di questo certificato in questo momento sul mercato è del 13%, durata massima 3 anni, quindi c'è anche modo di andare a creare una strategia altamente profittevole. Okay. Dopodiché, veramente, e termino, il tema dei sottostanti, cioè dove si va ad investire implicitamente. Qui abbiamo 3 titoli comunque al loro modo, insomma, interessanti. Forse quello su cui oggi vale la pena un po' più prestare attenzione è il titolo Lufthansa, perché il 4 maggio sarà al voto un aumento di capitale che potrebbe essere deliberato, e quindi magari in questi giorni potrebbe esserci un po' più di volatilità. Assolutamente sì, benissimo, abbiamo anche dato altri elementi. Riccardo, non so se vogliamo adesso mostrare un esempio di qualcosa di più, come dire, in cui si può usare di più. No, parlavamo di questo strumento che è quello magari più gettonato per i motivi che avete benissimo raccontato voi. Vediamo invece quali altre tipologie invece ammettono un po' più di soggezione, ecco. Sì, allora vediamo altre tipologie di prodotti, Manuela. Io non so se magari per non citare o per far vedere, questo è solo un esempio di ISIN, sì, insomma, relativo alla famiglia. Non so se hai magari sotto mano eventualmente la brochure relativa ai prodotti, altrimenti ti faccio vedere come trovarla sul sito, che è molto semplice. Ma certo, lo facciamo insieme, anzi così mostriamo esattamente come si fa. Invito anche i nostri amici a navigare, insomma, per andare in tutte le sezioni di riferimento. Dimmi pure, questo è il sito investimento.unicredit.it. Sì. Esatto, molto molto semplice. In alto info. Sì. Quindi troverai, esatto, la bilancina, avvisi. Eccoci qua. Poi c'è una nuova paginetta, nuovi prodotti. Ah, beh. Qui ci sono tutte le emissioni di Unicredit e in corrispondenza appunto della terza riga, che è l'1 aprile 2021, c'è la nuova emissione dei maxi premium. Quindi chi fosse interessato, perché quelli che noi citiamo sono degli esempi di ISIN, chi fosse interessato a guardare in generale l'emissione ed eventualmente andare a capire quali sono gli altri panieri o gli altri certificati con stessa tipologia, stesse caratteristiche, può magari consultare la relativa documentazione a supporto, quindi la brochure a supporto, che sicuramente può fornire ulteriori spunti. Quindi lasciamo questo invito, insomma, in modo da farlo in autonomia. Assolutamente sì, quindi voi potete navigare, poi comunque sia Riccardo sia per Paolo sono sempre a disposizione per ulteriori approfondimenti. Andiamo con un altro esempio. Altro esempio, Manuela. Io ora cambierei tipologia di prodotto, rimaniamo sempre sulla famiglia dei cash collect, quindi rimaniamo sempre su quella tipologia di prodotto, però passiamo, quindi cambiamo un po' le caratteristiche, come dicevamo, e l'obiettivo in questo caso non è più la maxi cedola, magari un po' più corposa iniziale, ma l'obiettivo sono dei premi
eventualmente costanti nel tempo, e di una maggiore protezione legata alla presenza dell'effetto airbag. E ora spieghiamo, cerchiamo di spiegare anche che cos'è questo effetto airbag. Quindi ti do magari il codice ISIN, sì, così eventualmente lo facciamo vedere. È un DE000HV4, sì, K0A9. Ok, eccolo qui, apriamo la pagina del prodotto e ci siamo, eccolo. Allora, stessa tipologia di costruzione, bene o male abbastanza simile, un cash collect, quindi paga cedole, worst off, è scritto su un paniere di titoli. In questo caso i titoli sono diversi: Amazon, Netflix e Tesla. Sono i titoli ormai che conosciamo tutti, che nell'ultimo anno fondamentalmente hanno, diciamo, beneficiato i primi due della, magari anche delle chiusure del lockdown, perché ovviamente sono notevolmente incrementati diciamo gli abbonamenti piuttosto che gli ordini online, e Tesla ormai è famosissima. Come funziona questo prodotto? Paga delle cedole trimestrali, come si vede appunto nella descrizione del prodotto. Le cedole sono sempre condizionate, in questo caso, all'ammontare di 4,50 euro per cedola, ok? Quindi 4,50 euro per trimestre, quindi fondamentalmente c'è un rendimento potenziale, insomma, annuo, nel caso in cui vengano incassate tutte le cedole, del circa il 18% in termini di incasso cedolare. Come ricordavamo, sono però delle cedole fondamentalmente condizionate, che vengono pagate nel caso in cui tutti i sottostanti sono al di sopra del loro valore barriera, che è pari al 60% del fixing iniziale. Quindi cosa succede? Alla data di rilevazione la cedola può essere pagata, però può essere anche non pagata, ovviamente. In questo caso, caratteristica distintiva è l'effetto memoria. L'effetto memoria è quell'effetto che permette di conservare in un cassettino, quindi non perdere, la cedola nel caso in cui, appunto, alla data di rilevazione non ci sia diritto al pagamento della cedola, quindi non si abbia il diritto al pagamento della cedola. Quindi basta che anche uno solo dei sottostanti presenti all'interno del paniere sia al di sotto della barriera, che questa cedola non viene corrisposta. Ma attenzione, non viene persa e può essere recuperata alla data di osservazione successiva, e sarà recuperata nel caso in cui, appunto, tutti i sottostanti saranno al di sopra della barriera. Ok, vai, c'è qualcos'altro da aggiungere? Sì. Al volissimo, questo che è la caratteristica ulteriormente distintiva, è l'effetto protezione. L'effetto protezione che è fondamentalmente dato dall'airbag. Questo airbag si attiverà solo in caso di, diciamo, tra virgolette, crash, quindi nei casi in cui a scadenza, ok, che è appunto il 2023, gennaio 2023, uno solo, anche uno, basterà che uno solo dei sottostanti sia al di sotto della barriera, che si fondamentalmente si perderà la protezione del capitale e si attiverà l'airbag. Qual è la caratteristica fondamentale? L'airbag permette di ridurre quella che è la percentuale di perdita subita dal nostro certificato, quindi permette fondamentalmente, come un airbag della macchina, di attenuare che è il ribasso del valore, sì, del sottostante. Certo, certo. Beh, l'airbag, visto che stavamo dicendo, no, sarebbe carino approfondire sempre di più anche la spiegazione di parole, è proprio, funziona come quello della macchina, insomma, no? È quello che un po' dicevo io, esatto. La protezione per evitare proprio di andare a sbattere troppo violentemente a seconda di quello che può succedere sul mercato. Allora, dobbiamo avviarci alla conclusione, ma Pierpaolo, lascio ancora la parola a te, anche perché poi abbiamo una slide interessante che ci mostra anche una altro aspetto proprio che dobbiamo considerare quando ci avviciniamo al mondo dei certificati, ma lo lasciamo come parte conclusiva. Allora, Pierpaolo, vuoi aggiungere qualcosa a questo? Sì, così come prima dicevo che il certificato con maxi premi piace molto ai consulenti per l'aspetto della compensazione fiscale, questa struttura piace consulenti e clienti perché appunto permette di investire sul mercato azionario in maniera implicita, però con questa ulteriore protezione data dal cuscinetto, ovvero da questo airbag. Nel caso specifico, ad esempio, anche se per questo certificato in particolare, ma il concetto vale un po' per tutti, se si volesse oggi investire su Tesla ma ci sono ancora dei dubbi sulla quotazione, potrebbe ancora scendere, ecco, si potrebbe prendere oggi posizione
sul titolo azionario, comprandolo direttamente tramite il mercato, insomma, sul mercato americano, e a quel punto se sale si guadagna, se scende si perde. Se invece si va su questo certificato, se sale si guadagna il 18% annuo, se scende del 30% si guadagna il 18% annuo, se scende del 50% si perde il 20%, quindi si perde meno. Ecco, okay. Ho provato a darti i numeri, sì? Che forse... Sì, 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 ottimo. Che... Infatti stavo dicendo, sì, sì, con le percentuali è tutto molto più chiaro, assolutamente sì, ottimo, benissimo. Allora Riccardo, io appunto vado a prendere anche questo ottimo prospetto che ci avete fornito oggi, grazie a Pierpaolo, insomma, vedete, di certificati e derivati. Che cosa viene messo in evidenza qui? O Riccardo, Pierpaolo, insomma, entrambi, proprio in chiusura. Velocemente viene messo in evidenza come poter utilizzare un prodotto che è un prodotto a leva come i Turbo a copertura di un portafoglio. Quindi il Turbo, che fondamentalmente nasce come strumento per cavalcare un trend, perché è fondamentalmente uno strumento a leva, quindi va ad amplificare le variazioni delle sottostanti, può essere in realtà utilizzato, e questi sono degli esempi che Pierpaolo ha fatto veramente in modo molto preciso, può essere utilizzato come strumento di copertura del portafoglio. Quindi facciamo vedere e cerchiamo di far passare anche il messaggio che questi strumenti, anche strumenti di trading, possono essere utilizzati non solo per il trading, ma anche per la copertura di un portafoglio sul relativo, ovviamente, sottostante. Esatto, Pierpaolo, a te, visto che li hai sintetizzati tu. Sì, il senso è che comunque in un mercato che tende a crescere o comunque tende ad offrire rendimenti, poi il problema è come comportarsi di fronte ad un'eventuale inversione o anche fosse una correzione. Tipicamente, anche ancora in questo caso, l'industria o comunque i consulenti finanziari cosa fanno? O affrontano al momento quando poi il problema si pone, o utilizzano eventualmente qualche strumento a leva fissa, che possono anche essere degli ETF il più delle volte. Il problema della leva fissa è che sul lungo periodo purtroppo risente di un meccanismo matematico che è quello dell'interesse composto, e quindi la copertura non funziona fondamentalmente sul medio periodo. Ecco, questo strumento invece è uno strumento a leva variabile, pur avendo una leva finanziaria non comporta mai la perdita superiore al capitale investito, e lo possiamo vedere ad esempio nell'ultima colonna della parte inferiore di questa tabella, quella in azzurro, sì, ipotizzando una crescita del 20% del mercato, essendo questo uno strumento di copertura, uno strumento ribassista. Ecco, se ad esempio l'indice italiano crescesse del 20%, pur essendo uno strumento a leva 7, non ci farebbe perdere il 140%, che naturalmente il 140% tipicamente non si può perdere, ma quando si utilizza la leva finanziaria può accadere, perdi tutto e deve integrare i margini, cioè versare il 40% eccedente. Nel caso specifico di questo strumento invece più del 100% non potrai mai perdere, e viceversa, ipotizzando una qualsiasi variazione negativa del sottostante, quindi la parte superiore in questo caso della tabella, che sia meno 5, che sia meno 20%, che lo faccia fra 3 giorni o lo faccia fra 3 mesi, il certificato ti dirà esattamente, ti darà esattamente la copertura di cui avevi bisogno. Questo perché, essendo a leva variabile, permette di non subire il cosiddetto interesse composto, e quindi funziona in ottica di copertura. Quindi no, è complesso, nel senso va studiato naturalmente come tutti gli strumenti, ma se si vuole fare una copertura di portafoglio anche graduale e parziale, questo è lo strumento assolutamente migliore che esista. Beh, insomma, non a caso siamo partiti così, terminiamo anche in modo circolare, dicendo che in particolare, proprio per gli investitori, un uso sapiente e corretto dei certificati può davvero agevolare e rendere più precise le performance di ogni singolo portafoglio. Così come funziona per tutto, ma insomma, soprattutto su strumenti di cui ancora non si comprendono e non si conoscono appieno le potenzialità. Quindi l'invito numero uno, insomma, lo chiedo ancora a entrambi, è quello di informarsi, chiedere, approfondire anche cose che potrebbero sembrare super banali. Ecco, la formazione serve a questo, Riccardo, e poi Pierpaolo, e poi vi saluto. Assolutamente sì. E lo sottolineiamo anche, molto molto importante la formazione. Sì, 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 condivido. Sì. Vabbè, insomma, Pierpaolo, per gestire in modo ottimale il portafoglio, quella è la prima regola. Si rischia di essere banali, però insomma, è bene sottolinearlo. Peraltro dopo un anno come quello che abbiamo vissuto, ancora di più.
Sì, ma tra l'altro vorrei anche dire che la slide che abbiamo visto, quell'immagine, è comunque tratta da un corso di formazione gratuito che Acepi organizza. Acepi è l'associazione certificata dei prodotti investimento, di cui UniCredit è tra le principali associate, e assieme alla professoressa Zanotti svolgiamo questi corsi che sono gratuiti per i consulenti finanziari. Quindi io mi permetto naturalmente di farlo sapere, così che si voglia incrementare o comunque iniziare a migliorare la propria conoscenza, c'è a disposizione questo calendario di corsi. Certo, Pierpaolo, visto che ci hai dato un po' di numeri, proprio in battuta finale, ti chiedo qualcosa che può essere più di colore, di contorno, ma che so, magari può aiutare. Ai certificati si rivolgono di più gli investitori giovani invece di età più adulta? Insomma, c'è un target di riferimento anche anagrafico? E ti direi di sì, ma dobbiamo distinguerli. Allora, il certificato, quello su Tesla, Amazon, Netflix, chiaramente attrae più un pubblico giovane che vede nel trading un po' anche l'attività che potrebbe perseguire per i prossimi anni. Invece un pubblico un po' più avanzato va su strumenti più protettivi e quindi certificati che paghino un po' meno, ma che possano un po' ricordare quello che è stata l'esperienza fatta negli anni, magari su titoli di Stato che pagavano premi importanti. Oggi non ci sono più, e quindi comunque non c'è una categoria preferita, dipende molto dall'obiettivo. Ok, insomma, Riccardo Falconi, beata giovinezza, quando si è giovani si osa di più e quindi funziona anche negli investimenti. Mettiamola così che risolviamo la situazione, poi chiaramente dipende un po' dalle situazioni. Riccardo Falconi, Pierpaolo Scandurra, grazie, è stato un appuntamento decisamente interessante, insomma, in attesa di organizzarne altri perché ogni settimana parliamo di certificati. Quindi vi aspetto presto, Riccardo, naturalmente con il tuo spazio Zoom Certificates e Pierpaolo quando vorrà essere dei nostri, è sempre il protagonista numero uno. Grazie a entrambi. Grazie Emanuela, grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, allora chiudiamo anche questa tavola rotonda della nostra TV Asset Management, TV Week. Vi invito, come sempre, lo mostriamo ancora il nostro sito perché qui trovate veramente tutte le informazioni che riguardano le nostre attività, la nostra attività televisiva, ma non solo, anche quella degli eventi, eventi che poi spesso arrivano in televisione come le nostre settimane tematiche. E scriveteci, ci sono tutti i nostri contatti, noi siamo sempre a vostra disposizione. Ora vi lascio in compagnia della programmazione di Le Fonti TV e poi torniamo live con altri appuntamenti di approfondimento a partire dalle 14:30. Buon proseguimento!